Frutta nelle scuole è un progetto triennale rivolto alle scuole di primo grado di tutta Italia. Gli obiettivi della campagna sono molteplici, ma il più importante è la salute dei ragazzi. I bambini spesso hanno un'alimentazione monotona, non sufficientemente variata, che comporta un consumo di prodotti ortofrutticoli inferiore alle raccomandazioni dei medici. L'11% dei bambini salta la prima colazione e il 28% fa una colazione non adeguata, ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine. L'82% fa una merenda di metà mattina troppo abbondante, superiore alle 100 kcal. Il 23% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura. Infatti, una giusta quantità di frutta e verdura nella dieta quotidiana è essenziale per garantire il mantenimento di uno stato di salute psicofisica ottimale. La realtà invece vede i ragazzi assumere una quantità eccessiva di alimenti di provenienza animale e dolciumi ricchi di zuccheri. E non sempre i bambini svolgono la necessaria attività fisica. Oggi, nella nostra società, un adulto su tre ha problemi di sovrappeso e tale tendenza è più accentuata tra i bambini e gli adolescenti. In questo scenario, il ruolo della prevenzione e dell'educazione alimentare diventa fondamentale per introdurre, attraverso la consapevolezza, abitudini alimentari più sane e comportamenti più equilibrati. Per queste ragioni, l'Unione Europea ha lanciato la campagna Frutta nelle scuole. E il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la sta realizzando con il massimo impegno in collaborazione con le regioni italiane, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute. La prima edizione di Frutta nelle scuole in Italia si è svolta nell'anno scolastico 2009-2010. Sono quasi 900.000 gli alunni che hanno potuto consumare per almeno 20 volte della frutta e della verdura, distribuite gratuitamente durante l'orario scolastico. Oltre 4.000 gli istituti che hanno aderito alla campagna. Grazie a una distribuzione mirata di una selezione di prodotti ortofrutticoli freschi, i bambini, insieme ai loro insegnanti, hanno avuto l'opportunità di assaggiare, confrontare e conoscere meglio le varie qualità di frutta e verdura del nostro paese. È un programma importante perché ha tre obiettivi estremamente delicati. Innanzitutto incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini di fascia di età appunto dai 6 ai 10 anni. In secondo luogo vuole creare una capacità di scelta per il consumatore del futuro che sappia quali prodotti deve acquistare. E poi vuole far conoscere quelle che sono le produzioni ortofrutticole italiane estremamente varie a tutti i bambini di tutte le regioni. In circa due mesi, aprile e maggio 2010, sono state distribuite milioni di porzioni di frutta e verdura con consegne quotidiane, privilegiando il consumo delle specie stagionali e più vicine al territorio delle singole scuole. In ogni istituto partecipante alla campagna sono stati diffusi materiali informativi e promozionali e la distribuzione di frutta è stata accompagnata con una serie di iniziative per meglio coinvolgere i ragazzi sui temi della campagna. Frutta nelle scuole non è un progetto solo nazionale italiano, è un progetto comunitario. E nasce dal problema dell'obesità, del sovrappeso della popolazione europea e dei bambini europei. È un contributo che l'Unione Europea vuole dare per far conoscere ai bambini i prodotti, i nostri prodotti, i prodotti italiani, ma in ogni paese ciascuno Stato membro adotta una strategia, quindi farà conoscere i propri prodotti, distribuendo questa frutta e questa verdura e accompagnando la distribuzione con misure di accompagnamento diverse che possono essere l'orto scolastico, il sito web, la visita alla fattoria didattica, per sottolineare l'importanza del consumo di questi prodotti, per far conoscere questi prodotti ai bambini e per far sì che poi il messaggio passi dai bambini anche alle famiglie, quindi un discorso di abitudini alimentari più sane per tutti. Visite a fattorie didattiche, laboratori del gusto e tanti altri tipi di manifestazioni e spettacoli hanno caratterizzato la prima edizione di Frutta nelle scuole.
tanti i gadget e le pubblicazioni distribuiti nelle scuole, fra i quali un opuscolo illustrato consegnato a tutti gli alunni con un inserto dedicato ai genitori. E anche il sito internet appositamente creato per la campagna ha previsto sezioni specifiche dedicate a ragazzi, insegnanti e genitori. La prima edizione di Frutta nelle scuole è stata sostenuta da una campagna di comunicazione istituzionale che ha previsto spot televisivi, radiofonici e annunci stampa. In particolare, lo spot si rivolge direttamente ai familiari perché sono proprio i genitori, oltre ai ragazzi, i destinatari finali del messaggio di Frutta nelle scuole. 10 centimetri uguale a un decimetro. 10 decimetri uguale a un metro. Brava! E tu, Francesco, cosa hai imparato oggi a scuola? Le buone abitudini si imparano da bambini. Il programma Frutta nelle scuole promuove il consumo della frutta e della verdura tra gli alunni delle scuole primarie in tutta Italia. Ti aiuto a fare i compiti. Nutrirsi bene, un insegnamento che frutta. La campagna di comunicazione istituzionale si è proposta di portare il messaggio di frutta nelle scuole non solo nell'ambito scolastico, ma anche nella società e nelle famiglie. Obiettivo questo che sarà perseguito con ancora maggiore forza in futuro. Sulla base del successo della prima annualità, Frutta nelle scuole si prepara una nuova edizione che vedrà la partecipazione di ancora più istituti e alunni. Ben 1.336.000 gli alunni che nell'anno scolastico 2010-2011 saranno raggiunti dalla frutta e dalla verdura di Frutta nelle scuole. Nutrirsi bene. Un insegnamento che frutta.